Sì, non posso che complimentarmi con tutti loro e per tutti col comandante. Tutte le volte che ci siamo visti nelle ultime settimane, gli ho sempre posto un tema, un obiettivo. Lui mi ha sempre assicurato che ce l'avrebbero fatta e ce l'hanno fatta. Secondo me è un altro bellissimo segnale. Noi facciamo sempre questi ragionamenti, isola felice, non felice, eccetera. Però certo, finché si continua a ciuffare i responsabili, i probabili responsabili, poi sarà il corso della giustizia a decidere, ma certamente in questo momento, diciamo, chi era sospettato dovrà rispondere rispetto a quello che ha fatto nelle ultime settimane, e mi sembra un bel segnale, c'è di una capacità di controllare il territorio ancora molto forte. Una cosa che voglio dire, lo diceva il precedente comandante, vedo che lo conferma anche questo, trovano sempre una grossissima collaborazione con i cittadini. Questo è il valore aggiunto che dà la nostra città dentro questi percorsi, serve la professionalità, la competenza, l'impegno delle forze dell'ordine, ma cambia tutto ed è evidentemente più efficace quando i cittadini sono sempre disponibili a collaborare senza paura con diciamo, con quell'elemento importantissimo di informazione che poi aiuta a chiudere il cerchio.